Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Speciale Dante D, 25 marzo 2021. La biblioteca, il settore cultura della città di Sesto San Giovanni ha il piacere di avere ospite oggi Alessandra Fraccon. Ciao Alessandra. Ciao Francesco e ciao a tutti, il piacere è mio. Dante D, 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, oggi ospite con noi Alessandra perché ha realizzato un progetto meraviglioso, un progetto editoriale dove abbiamo una storia pazzesca che è un menù abbondante. Aspettate un attimo eccolo qua, menù abbondante. Di Alessandra Fraccon. Adesso ci racconterà un po' di cose. Un menù abbondante è un libro di ricette che ha le istruzioni per l'uso a costa, l'importanza di una corretta alimentazione. E le ricette sono scritte dagli alunni e alcune anche dagli insegnanti, sono state inserite all'interno di una storia, ed è qui che subentra Alessandra, di una storia ambientata in questa scuola, una scuola di Sesto San Giovanni, che è la scuola Dante. E Alessandra, una collega educatrice del comune di Sesto San Giovanni, ma soprattutto illustratrice e scrittrice. Sì, allora diciamo che questo progetto ha una particolarità, intanto che è scritto principalmente dai bambini che volevano raccontare le loro tradizioni e l'hanno fatto attraverso delle ricette, per cui le ricette contenute in un menù abbondante in realtà fanno parte della tradizione familiare, per cui il progetto nasceva con questa idea. Poi cos'è successo? Ci siamo domandati, perché questo libro nasce con la collaborazione dell'intero comitato dei genitori del Comprensivo Dante, come arricchire questo progetto. E ci è venuto in mente che mentre i nostri bambini tutti i giorni potevano leggere Istituto Comprensivo Dante Alighieri, molti di loro, quasi tutti, non conoscevano affatto il personaggio, quindi Dante era il nome di una scuola e così è iniziata l'idea di raccontare invece attraverso un percorso e un viaggio che il piccolo Dante fa all'interno della scuola qualcosa anche della sua vita e delle abitudini magari legate al Medioevo, che cosa per esempio si mangiava. Però l'idea era un po' di iniziare a far capire ai bambini che Dante non è solo il nome di una scuola. Alessandra, allora ho letto il libro, naturalmente mi è capitato anche di interpretare dei ruoli. Autore. In che modo vuoi presentare il personaggio Dante bambino, come dire, inserito in quella che è 700 e passa anni dopo, in quella che è una realtà diversa, no? Perché tu lo prendi dal 700, dal 1300 e lo porti agli anni nostri. Come lo vuoi presentare questo? Farei così, lo prenderei da qua, dov'è? Da qua, lo presenterei così. Ma che bello, Alessandra, questa animazione che è fantastica. La costruzione proprio in maniera dettagliata del personaggio che parte da un tratto e arriva a diventare il nostro Dante. Quali sono state le soddisfazioni più grandi rispetto ad un progetto di questo tipo che vede, beh, una storia fantastica e poi ne parliamo dettagliatamente dopo, ma qual è stata la soddisfazione per te più grande nella realizzazione di questo progetto editoriale?
Ma la soddisfazione la danno sempre i bambini, prima di tutto, per cui anche un po' un senso di appartenenza ad una famiglia che era diventata la famiglia di Dante, dove si è inserito anche questo nuovo bambino che circolava per i corridoi di questa scuola. Però anche interessante un ripasso generale. Poter scrivere questa storia anche effettivamente di quelli che erano studi lasciati ai ricordi magistrali, per cui una rispolverata in realtà importante per poter raccontare anche a questi bambini qualche informazione in più, perché all'interno della storia ci sono dei riferimenti veri. Anche alle opere di Dante, per cui è stato sicuramente un pezzo importante e divertente. E poi, vabbè, sicuramente anche le illustrazioni che. Quando sfogli il libro, vabbè, al di là di quelle che sono queste meravigliose ricette che arrivano da ogni famiglia, proprio sono quelle fatte veramente sul campo, ma dietro c'è un incrocio di relazioni, perché noi troviamo una Beatrice, però è una bambina abbastanza del 2016-2015, adesso non so, che non è la Beatrice che si aspetta Dante, anche se lui. Noto nella tua scrittura che già ha una passione per questo nome. Assolutamente sì, perché poi noi di fatto non possiamo essere testimoni di questo innamoramento, per cui è stato un po' reinterpretato anche attraverso un'età un po' diversa, per cui Dante vede davvero queste stelle nel sorriso di Beatrice che porta in realtà l'apparecchio, per cui è la visione romantica di un Dante che si approccia ai suoi primi affetti. In che modo è arrivato Virgilio dentro questa storia? Ma quel Virgilio, quello che racconti tu, perciò presentamelo prima questo personaggio e poi. Allora, Virgilio è un maestro, per cui nell'immaginario di ogni bambino il maestro è esattamente come la maestra di matematica piuttosto che la supplente di italiano. Per cui ho deciso di introdurre anche in questo racconto in quinta tra i bambini di quinta un maestro, e c'è il maestro Virgilio, che è un po' stressatino, per cui forse sta anche mettendo in discussione la scelta di fare l'insegnante mentre corregge gli strafalcioni, e gli appare come una visione anche Dante, per cui a quel punto è convinto di essere veramente sull'orlo forse della decisione di ritirarsi da una professione tanto importante. E così ha uno scambio con Virgilio e con Dante, sarà proprio lui a indicargli la strada per poter tornare indietro, perché Dante inizia questa avventura alla ricerca del sapere, per cui per colmarsi, lui non è un bambino inappetente, perché lui vuole nutrirsi solo di parole e poesia, per cui alla fine di questo percorso, quando questo nutrimento è arrivato attraverso un incontro con diversi bambini, lui desidera però ritornare a casa. Ha compiuto questo primo viaggio con delle guide eccezionali, e il maestro Virgilio lo aiuterà e imparerà anche. Il maestro Virgilio ricorderà quanto alla fine il suo lavoro sia importante e gli piaccia, per cui sarà lui che permetterà a Dante di ritornare con un bagaglio importante nel suo tempo. E quando parli del tuo Dante, quando lo fai parlare insieme ai coetanei del nostro tempo, lui si trova spiazzato perché si utilizzano linguaggi assolutamente diversi. C'è una Beatrice che è molto, diciamo, è molto moderna anche nel linguaggio e lui fa una fatica pazzesca a capirla. E bellissimi questi passaggi. Anche quello fa parte della mia cultura generale, apprendere nuovi linguaggi che molto spesso anch'io faccio fatica a comprendere. In realtà è stato un passaggio divertente, è stata esasperata questa differenza quando alla fine i bambini che si parlano, qualunque sia di fatto il loro linguaggio, riescono sempre a capirsi.
Per cui c'è un gioco di fraintendimenti, però alla fine i bambini si capiscono attraverso le loro emozioni, i loro vissuti e anche le loro esplorazioni, per cui c'è proprio un gioco tra loro. Riusciamo a leggere un pezzettino, Alessandra, nel senso che mi piacerebbe l'inizio e poi mi piacerebbe quel pezzo dove per la prima volta incontra Beatrice. Lo so Con. che quel passaggio. Allora potremmo iniziare leggendo un pezzettino dell'incontro che è il primissimo incontro di Dante con un bambino, perché la storia si articola in cinque, diciamo che è suddivisa in cinque parti, dove Dante incontra prima un bambino di prima, poi di seconda e così via, che gli regalano poi una scatola contenente le ricette. Dante sostanzialmente non viene visto da nessuno, per cui lui si ritrova in questo luogo nuovo e sarà solo un bambino che ha qualcosa di speciale, forse qualcosa di speciale da dirgli, che invece ha la fortuna di poterlo vedere. E infatti rappresenta un po' la guida. Per cui quando Dante arriva è vestito tutto di rosso, perché Dante al suo tipico vestitino rosso, e stava per vivere la più straordinaria avventura mai raccontata. Cominciò a saltellare per il corridoio con ancora in mano un piccolo cestino che aveva preso per raccogliere gli ingredienti utili alla sua opera e in cui aveva riposto un taccuino per annotare i suoi versi. Dante sorrideva beato con l'entusiasmo di chi intraprende un nuovo viaggio. Ciao Capuccetto Rosso, dove vai? Dalla nonnina? Voltandosi, Dante si trovò faccia a faccia con un buffo bambino che lo fissava incuriosito e divertito. Dante si era sbagliato, qualcuno lo vedeva. L'entusiasmo lasciò il posto a nuove emozioni. Il nostro giovane poeta provò un misto di preoccupazione, stupore e incertezza, il cui risultato fu una faccia di dubbia interpretazione. Dai, non fare così, scherzavo, anche se potresti vestirti meglio, no? Mi chiamo Gustavo, Maccheroni Gustavo, come dire, ogni legno al suo tarlo e ogni dritto al suo rovescio, si presentò arrossendo il bambino. Ciao Gustavo, io mi chiamo Dante, ma sai che sei proprio strano? Hai il nome di una scuola. Tutto solo in corridoio? E questo è un po' l'incontro. Sfogliando il libro ci si ritrova in mezzo a tre situazioni. Una è la storia che accompagna Dante in questa, ai nostri tempi, poi ci sono le ricette di cui abbiamo già parlato, ma poi ci sono queste piccole pillole che sono, li chiamo sketch medievali, nel senso che ci sono piccole credenze medievali raccontate attraverso questo libro. Ma dove sei andata a recuperarle tutte queste meravigliose, come dire, quotidianità del 1300? Ma ho cercato sostanzialmente di capire come poteva un Dante bambino trovarsi all'interno di una scuola dei nostri giorni. E mi è piaciuto raccontare anche ai nostri bambini come poteva essere differente anche tutto quello che era legato alle abitudini. Per cui, per esempio, mi sono chiesta che cosa mangiassero i bambini al tempo di Dante, per cui uno dei riferimenti è per esempio quello, oppure sono andata alla ricerca di alcune credenze medievali che adesso stavo andando a recuperare e ci sono dei riferimenti che anche nel Medioevo, un po' come ai giorni nostri, si è sempre attribuito al cibo un certo numero di proprietà e così per esempio che si legge che le bietole hanno la capacità di togliere la forfora. E Meraviglioso. Dante rifiuta Ok. le bietole, viene mandato a letto senza cena, e Ah. quindi la parte divertente era anche un po' cercare di trovare il significato che
da sempre viene anche attribuito al cibo, per cui l'importanza che è legata anche a cose che oggi suonano anche un po' bizzarre, che forse suoneranno bizzarre anche ai nostri posteri. Quello che è stato il tuo contributo per questo libro era perché mamma, che apparteneva a comitato genitori? Sì, diciamo che il ruolo delle famiglie è sempre più importante all'interno delle scuole e viene sempre visto come un modo per collaborare, per cui la parte dei genitori è sicuramente quella di sostenere anche il lavoro delle insegnanti, che è sempre molto prezioso. Per cui l'idea è stata quella di trovare un modo per poter finanziare dei nuovi progetti. E abbiamo deciso di farlo con un team davvero efficace e ci siamo divertiti tantissimo. Tu, Francesco, lo sai perché sei uno dei protagonisti di questa avventura. L'idea era proprio quella di creare anche un senso di appartenenza ad una scuola, per cui il libro è diventato sì un modo per poter anche con la vendita ricavare dei finanziamenti per la scuola, perché un libro sostanzialmente è totalmente regalato alla scuola, ma era anche un modo perché i bambini potessero sentirsi appartenenti, perché c'è il nome di tanti bambini, si possono vedere nelle immagini anche i corridoi della scuola, dei riferimenti specifici alla scuola. E anche delle proposte per cui che potesse diventare anche uno strumento per le insegnanti. Dante riceve da ogni bambino qualcosa da mettere in testa. Sarà il maestro Virgilio a regalargli l'alloro, ma prima riceve il rosmarino, la menta, che sono tutte, diciamo, erbe aromatiche che i bambini trovavano nel loro orto. Per cui ci sono anche delle schede che danno delle indicazioni sulle proprietà, per esempio, di queste piante, e l'intento era quello proprio di raggruppare in un unico libro, delle informazioni, dei passaggi che potessero essere utili a tutti, dai bambini ai genitori, agli insegnanti. Al di là di Dante, che è il mio personaggio preferito, qual è il tuo personaggio preferito? Escluso Dante, che, vabbè, che è la tua creazione principale, però là dentro ce ne sono veramente di belli. Allora, escluso Dante, esclusa Beatrice, che comunque ovviamente per le sue caratteristiche è un personaggio sicuramente divertente, diciamo che ho messo tanta cura nel confezionare Gentile Insalata, che è un bambino un po' cicciottello che subisce anche un po' di scherzi, per cui Dante, avvicinandosi a lui, lo aiuta anche a superare un po' questa situazione in cui lui si trova, perché viene schernito da tre bullettini della scuola, per cui Dante lo aiuta e gli insegna, sempre è un tema molto grande, importante e che viene semplicemente sfiorato ma con delicatezza. E Dante aiuta Gentile Insalata fornendogli, rinforzando la sua capacità di affrontare i problemi anche con le parole, per cui Gentile Insalata, quando affronta questi tre tipacci, usa le sue capacità e quindi tutta la sua conoscenza sulle verdure, per cui così Gentile partì in quarta. Voi, carciofi spinosi, teste di cavolo e zucche vuote, spiriti di patata, giratemi alla larga, perché qui siete come cavoli a merenda e non si cava sangue dalle rape, razza di masticabrodo. Vi ho preso in castagna, avete poco sale in zucca, ormai ho mangiato la foglia, non mi farò più infinocchiare dai vostri modi, dovreste arrossire come peperoni e smetterla di farmi piangere come fanno le cipolle. Non era proprio quello che Dante aveva in mente, ma visto che tutto fa brodo e Gentile aveva fatto un bel minestrone, quei tre rimasero davvero a bocca aperta. Subito dopo si affrettarono ad andarsene, imbarazzati e mormorando delle frettolose scuse. Grazie, Dante, sei capitato proprio a fagiolo. Tutta questa storia mi ha fatto sentire davvero forte, come se avessi mangiato un piattone di spinaci.
Penso proprio che sarò più attento a quello che mangio e sceglierò più frutta e verdura per i miei spuntini. Mi farà stare meglio. Dante era orgoglioso e stupito del coraggio di Gentile. Certo che ne sai davvero tante sulle verdure, eh? E non è tutto. Senti questa. E così poi continua il loro dialogo. Bellissimo. È bellissimo questo accostare veramente quelli che sono anche frasi fatte, no? Però calate in una storia e rendono proprio il concetto. Dobbiamo chiudere, anche se andrei avanti un sacco, perché comunque è molto bello e affascinante poter parlare di Dante, ma di un Dante pensato ai nostri tempi. Lo ha fatto Alessandra Fraccon, lo ha fatto con un menù abbondante, eccolo qua. Grazie Alessandra, grazie per aver accolto l'invito, grazie per averci lasciato, regalato un menù abbondante e con questa storia che è fantastica. Lo Grazie. consigliamo, trovate i libri in biblioteca e lo consigliamo, prendetelo, provate a leggerlo perché è veramente bello. Fate le ricette. Trovate le ricette. Grazie di cuore, ciao Alessandra!